La speranza è l'ultima a morire. No, la speranza non muore mai. Ma incominciamo dall'inizio. Alessandro adotta Alba. Beh, cosa c'è di strano? È di strano che viene adottata nel 2009. Viene adottata, viene microcippata. A un certo punto Alessandro va a fare una gita. Purtroppo, durante questa gita, Alba si perde. È una cucciolina di neanche un anno. Da quel momento Alessandro passa un calvario, bussa a tutte le porte, pubblica volantini, pubblica annunci sui giornali, si serve dei social media. Non rinuncia a sperare. Niente, Alba sembra sparita nel nulla. Siamo a Udine, ma cambiamo scenario. È in corso uno sfratto esecutivo. Che cosa orribile! Cosa c'entra uno sfratto con la sparizione di un cagnolino? Beh, poiché nessuno poteva prendersi cura di un cane anziano, sono state chiamate le guardie zoofile dell'OIPA. Organizzazione internazionale protezione animali. Che tristezza, magari chi l'ha accudita non poteva più tenerla perché non aveva più una casa. Comunque, il cane viene subito controllato, viene letto il microchip. Sorpresa delle sorprese. È lei, è Alba, e nel microchip risulta il nome di Alessandro. Scomparsa nel 2009 e ritrovata 13 anni dopo, pochissimi giorni fa. Quando gli agenti dell'OIPA comunicano il fatto ad Alessandro, lui dice, urlando, evviva, evviva! Si precipita al canile e l'abbraccia, l'ha ritrovata. Non smettete mai di sognare. Vedete, senza il microchip questo non sarebbe stato possibile. Pensateci, colgo l'occasione per ricordarvi che mi occupo del ritrovamento di Rantanplan, scomparsa, microcippata, tra parentesi, scomparsa a dicembre scorso. Non smettere mai di cercare, non smettiamo mai di cercare. Scomparsa a Viareggio e ancora cercata disperatamente da sua mamma e dal suo padroncino. Cosa facciamo?